Ciao a tutti, io sono Laura e benvenuti nella splendida cornice di uno dei palazzi più prestigiosi del nostro paese, Villa Giglioli. L'edificio è stato costruito nel 1500 grazie a una nobile famiglia ferrarese, si tratta degli Arienti. Dopo un breve passaggio nelle mani della famiglia Schiatti, nel 1600, quindi soltanto un secolo dopo la costruzione dell'edificio, la villa viene acquistata da una nobile e prestigiosa famiglia del Pavese, si tratta della famiglia Saracco. La famiglia Saracco mantiene, protegge e conserva questa villa per oltre 200 anni. È soltanto nel 1800 che finalmente la nostra villa viene acquistata da una importante e prestigiosa famiglia polesana, la famiglia Giglioli. Di fatto, proprio il cognome Giglioli è a fianco attualmente alla nostra villa, Villa Giglioli. Nel 1921 proprio la famiglia Giglioli decide di cedere a titolo di donazione l'edificio al comune di Ficarolo e dopo una serie di numerosi e radicali cambiamenti la villa diventa sede del municipio del paese. Gli elementi e le caratteristiche di questo edificio ricordano sicuramente l'architettura militare ferrarese, quindi ci discostiamo quasi completamente da quella che è l'architettura delle nostre famosissime ville signorili venete. Certo è però che proprio questa forma, proprio questo disegno e queste caratteristiche hanno ispirato moltissime delle più recenti ville che si trovano nei paesi limitrofi, quindi ad esempio le ville settecentesche del paese di Calto, di Stienta e perché no anche paesi che troviamo attraversando il Po, quindi Bondeno e paesi limitrofi a Bondeno. Al momento non abbiamo alcuna testimonianza certa, però pare che l'attuale Villa Giglioli sorga dove un tempo si ergeva l'antico castello storico di Ficarolo, poi andato distrutto. Ripeto, non abbiamo nessuna fonte certa, nessuna testimonianza rispetto a questo, però guardando alcuni elementi pare che la realtà assomiglia abbastanza alla leggenda. Per esempio, guardiamo la parte centrale con i mattoni a vista, guardiamo il lungo cornicione bianco oppure guardiamo al tetto dove ci sono due camini con a fianco due torri sporgenti con tanto di pinnacoli e banderuole. Insomma, tutti questi elementi sicuramente rimandano a quella che poteva essere la forma della costruzione dell'antico castello storico ficarolese. Leggenda o no, se un tempo la storia del nostro paese passava per il castello storico ficarolese, ora la storia del nostro paese passa per Villa Giglioli. All'esterno della villa, come potete vedere, c'è questo sontuoso e maestoso parco. All'interno di questo parco ci sono moltissimi alberi secolari che seguono un disegno preciso, quello della natura e quello del cambio delle stagioni. Un tempo questo parco era molto più vasto, molto più imponente, basti pensare che sovrastava addirittura quella che è l'attuale circonvallazione, circonvallazione Giglioli. Alla mia sinistra, dando le spalle alla villa, come potete vedere, dove ora c'è l'attuale edificio scolastico, un tempo si ergeva un'imponente stalla, andata poi distrutta negli anni 70. Alla mia destra, invece, sempre con le spalle alla nostra bellissima villa, un tempo c'era il foro boario, quindi in realtà un mercato in cui si poteva commerciare il bestiame. Attualmente proprio in quella zona c'è un campo dove si possono praticare appunto attività all'esterno come il basket, il calcetto o altri tipi di sport. Thank you.
Salendo la prestigiosa e maestosa scalinata costruita nel 1800, approdiamo qui, all'interno della prestigiosa cornice della Sala delle Colonne di Villa Giglioli. E proprio qui, lo testimoniano le numerose lapidi marmoree che abbiamo nelle pareti, sono passati diversi importanti personaggi della nostra storia. Tra i numerosi personaggi che hanno raggiunto la nostra Villa Giglioli, anche lei, la regina Cristina Margherita di Svezia. La regina Cristina nasce nel 1626, diventa regina a soli 6 anni dopo la morte del padre Adolfo Gustavo il Grande. Era una regina dotata di un particolare genio e di una particolare stravaganza. Difatti, nel 1654 decide di abdicare lasciando il trono al fratello. Ed è proprio in quell'anno, nel 1654, che la regina Cristina Margherita di Svezia approda qui, a Ficarolo, accolta con tutti gli onori del caso dai padroni di casa. Thank you.